Ciao ragazze, buongiorno. Qui dalla quarantena, giorno 7822. Buongiorno a tutte e benvenute su Una casa alla volta. Io mi chiamo Francesca, mi occupo di home design e di home staging ed in questo video voglio rispondere a una domanda che mi fate spessissimo. In questo video voglio rispondere a una domanda che mi fate in tantissime ed è possibile davvero arredare con mobili trovati ai mercatini, mobili di riuso e mobili vintage? Assolutamente sì, ed in questo video vi spiegherò anche come fare. A settembre ho avuto l'occasione di visitare Arezzo e sono riuscita ad andare proprio in un periodo in cui c'era sia il mercatino dell'usato, del vintage e dell'antiquariato, uno dei mercatini più grandi della nostra bella Italia, sia di poter visitare una delle dimore più belle nelle colline di Arezzo, della quale vi farò un altro video e vi racconterò tutto di questa splendida, di questo splendido casolare con piscina immerso nel verde della Toscana. Ed in più sono riuscita anche ad essere presente durante questo evento, un evento medievale organizzato dalla città di Arezzo che si chiama la Giostra del Saracino. Quel weekend è stato tutto dedicato a me, al Morselli, a noi due, ed è stato dedicato alla mia passione per i mercatini dell'antiquariato e il riuscire a cercare, a trovare quei pezzi unici che danno davvero tanto carattere alle nostre case. Nei mercatini la cosa entusiasmante è che troverete tanti tantissimi pezzi che vi ruberanno il cuore. Nel video precedente, dedicato proprio a come acquistare in un mercatino vintage o in un mercatino dell'antiquariato, ci sono vento e tempesta, probabilmente che litigano e c'è il Morselli che sta sedando la situazione. Ad ogni modo, vi avevo proprio raccontato in che modo riuscire ad acquistare un pezzo vintage da inserire nelle vostre case. Ora vi voglio raccontare invece come poter fare per riuscire a bilanciarlo all'interno dei nostri ambienti. Come fare quindi ad inserire un pezzo all'interno, un pezzo antico, un mobile che vi dia tanto carattere, che dia tanto carattere ad un angolo della vostra casa oppure a una stanza della vostra casa, senza fare errori. Dunque, se la cosa più semplice di per certo è dedicato alle persone che hanno appena acquistato casa e che hanno acquistato un immobile nuovo da impresa, inserire un pezzo vintage o d'antiquariato in un immobile nuovo, quindi in una palette totalmente bianca da poter costruire, è di per certo la cosa più semplice, perché anche se avete scelto un arredamento totalmente moderno, molto pulito, dalle linee pulite, anche dai colori freddi o comunque estremamente lontano da quello che è il pezzo che avete scelto, questo grosso contrasto farà sì che il mobile che vi ha colpito, del quale vi siete innamorati, perché di innamoramento si tratta, starà benissimo all'interno della vostra casa. Quindi trovate una parete e rendete quel mobile protagonista all'interno della vostra casa e il bilanciamento verrà da sé, perché proprio questa grande differenza di stili farà sì che sia davvero un grande tocco di carattere e stia benissimo. Mentre se siete in una casa non nuova, quindi non nuova da impresa nella quale già vivete, dovete prestare un pochino più attenzione. Perché?
perché molto probabilmente avrete già tanti colori, forse non avete prestato bene attenzione all'acquisto di ogni mobile, arredo o complemento d'arredo nella vostra casa, di conseguenza ci saranno da fare delle azioni prima di inserire questo pezzo vintage, ci sarà da pensarci un pochino di più. Se quindi abitate in un appartamento già da diverso tempo, se è un immobile anni 70, 80, 90, ancora magari non totalmente ristrutturato, spesso l'esigenza è quella di ristrutturare piccoli ambienti, quindi ristrutturare magari il bagno, i due bagni e la cucina e lasciare in secondo piano gli altri ambienti, ecco che allora dovrete per prima cosa fare una buona operazione di decluttering. In questo canale ne parleremo tantissimo strettamente legato alla funzionalità degli ambienti, strettamente legato alla semplificazione e organizzazione degli ambienti, ma anche legato a quello che è la bellezza di un ambiente curato e di un ambiente che ti dà proprio il sapore di casa. Quindi operazione numero uno, decluttering, togliete tutto quello che è in più, cercate di togliere quasi tutto in modo tale da avere un piccolo angolo che vorrete dedicare magari a un mobile come questo oppure a una vetrinetta come questa che vedete alle mie spalle, ok? Bastano veramente pochi metri quadri per poter creare una piccola zona che dia molto molto carattere all'ambiente. Quindi numero uno, decluttering. Numero 2, create una vostra palette colori, quindi iniziate ad individuare quale tipo di mobile andrete ad inserire. Se andrete a inserire un mobile magari di legno e poi lo vorrete magari ridipingere, recuperare con un altro colore, con un bel grigio o con una bella chalk paint, parleremo anche tanto di chalk paint se vi piace, e quindi valutare se lasciarlo color legno, quindi legno e ferro, oppure se ridipingerlo, e quindi dovrete avere un minimo di idea di una micro palette colori, ok? Numero 3, andate al mercatino e cercate di essere fedeli alla vostra progettualità, ovvero se avete deciso di prendere un mobile come questo qui alle mie spalle, che è proprio il mobile scelto da me e da Marco al mercatino di Arezzo. Giorgi! E cavaliere Giorgetti Giorgettini. Vieni Giorgio! Vieni! Dovrete pensare anche a come allestirlo, quindi un mobile a vista con le mensole di per certo ci dovrà essere dietro un pochino più di progettualità. Quello che è il mio consiglio e che tutti abbiamo in casa, ho cercato proprio di allestirlo così per far sì che tutti voi possiate allestirlo agevolmente, se avete delle mensole, se avete un mobile a giorno, a vista come questo alle mie spalle, è di inserire dei vecchi libri o comunque dei libri, non metteteli tutti orizzontali, quindi non tutti incasellati in modo orizzontale, ma cercate di dare del movimento anche al posizionamento dei libri, ok? Dopodiché, quindi creando del movimento, quindi alcuni posati in verticale, altri posati in orizzontale, cercate di creare questa diagonale. Creando questa diagonale voi riuscirete a dare visivamente una sorta di uniformità, una sorta di equilibrio che ai nostri occhi piace tanto. Quindi create questa diagonale dove si vedono che ci sono tutti i libri e non dimenticate di aggiungere, questo piace sempre tanto, un elemento bianco. Gli elementi bianchi a forte contrasto, le liti, non so da voi, ma le liti a casa mia sono all'ordine del giorno. O c'è lei che fa qualcosa a lui, quindi o tempesta fa uno sgarro a vento, o vento fa uno sgarro a tempesta, e di sicuro la quarantena non aiuta. Comunque non vi preoccupate, di là c'è il Morselli, oppure preoccupatevi perché di là c'è il Morselli. Ad ogni modo, un dettaglio importante è riuscire ad avere
dei piccoli complementi di arredo o anche grandi complementi di arredo bianchi, perché il bianco dà una sorta di pulizia visiva, dà una sorta di bilanciamento rispetto a quelli che sono, vedete, un elemento bianco, 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 rispetto a quello che è il mobile molto antico oppure molto scuro, ok? Quindi ricapitoliamo. Come inserire un pezzo d'antiquariato o vintage all'interno delle nostre case? Molto più semplice se abbiamo un immobile nuovo da impresa. Un pochino di attenzione dobbiamo invece porlo se abbiamo un immobile anni 70, 80, 90 o un immobile in cui stiamo vivendo da diverso tempo. La mia passione per le case mi porta, o meglio, mi portava prima di questa situazione di emergenza in tanti mercatini dell'Emilia Romagna, ma anche in giro per l'Italia, e devo dire che quello di Arezzo è quello che mi ha emozionato più di tutti. Sarà stata la villa meravigliosa Villa Leopoldina, del quale vi parlerò. Sarà stato questa festa medievale della giostra del Saracino, ma io ho trovato davvero tante cose meravigliose all'interno di quel mercatino. Sono rimasta estasiata da alcune assi lavorate dal tempo, meravigliose, scuretti, porte antiche che sono state prese da antichi casali, e poi piccoli dettagli, cavalli a dondolo antichi che avrei inserito in camera di tempesta, e mille altre cose. Davvero credo che la nostra bella Italia, con tutta la storicità che porta con sé, sia davvero una miniera infinita di cose bellissime, veramente bellissime. Noi italiani siamo davvero abituati, noi siamo abituati a vedere il bello da tutte le parti, e spesso e volentieri, secondo me, non ce ne accorgiamo più. Abbiamo delle chiese in ogni nostra città antichissime, di centinaia e centinaia di anni, respiriamo arte in ogni angolo delle nostre città. Siamo davvero molto fortunati, io sono orgogliosa di essere, sono grata e orgogliosa di essere nata in questo paese così complesso, ma anche così, così bello, così pieno di bellezza. Ed io questa bellezza la ritrovo soprattutto in questi pezzi che hanno una storia. Questa filosofia del riuso, non all'ennesima potenza, ma il riuscire a bilanciare nuovo e vecchio in uno stile, lo stile di design che è stato definito senza tempo e che è piaciuto così tanto, che è partito fondamentalmente da Instagram, quando nelle IG Stories in questi anni ho raccontato tantissimo. Credo che sia un nuovo modo per vivere la casa. In questa avventura al mercatino di Arezzo mi sono innamorata di un mobile che ovviamente il Morselli non voleva acquistare, e siamo dovuti passarci più volte nel banco del mobile per poter, numero uno, convincere il Morselli, e numero due, come vi ho raccontato nell'altro video, riuscire a contrattare il prezzo giusto per questo mobile. Era perfetto, era esattamente come io l'avevo disegnato su un foglio in merito alla progettualità di questo angolo, e quindi non potevo assolutamente lasciarmelo scappare. Dopo aver convinto il Morselli e convinto anche quel ragazzo simpaticissimo del banco sul prezzo, sono riuscita a far trasportare a spalla al Morselli questo mobile. Io ho portato due assi mentre lui ha portato tutto il resto, e abbiamo dovuto, quando andrete ad Arezzo, se ci andrete, abbiamo dovuto affrontare questa scalinata che porta poi
al centro storico di Arezzo, dove si svolge tutto il mercatino, e non vi dico il Morselli quante me ne ha dette. Comunque adesso il mobile è qui, è dietro di me, credo che stia veramente molto bene, dà tantissimo carattere alla mia sala, va a riprendere proprio quello che è il mantle, una trave che ho sul camino e che ho anche quella carteggiata, è una trave antica che ho carteggiato, ripristinato e lasciato. Dovevo darci del colore, ma non ce l'ho dato perché secondo me era già bella così. Quindi questo elemento va a riprendere la trave del camino e poi è arrivato anche un tavolo del 1600 del quale vi racconterò in un altro video. E quindi insomma sono contenta, devo dire che la sala adesso ha davvero quel carattere che stavo cercando e per qualche mese direi che i mobili resteranno così. Che dire, intanto vi ringrazio per avermi ascoltata fino qui e spero che questo racconto vi abbia magari fatto compagnia in una delle tante giornate di quarantena. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere le altre novità o comunque gli altri consigli che riesco a registrare e a riportarvi qui su questo social. Se avete dei commenti, avete delle domande, io li leggo sempre tutti, quindi lasciateli pure, e se vi è piaciuto il video lasciate pure un like. E allora ancora grazie per aver seguito questo video, vi voglio anche augurare una buona Domenica delle Palme, io sto girando questo video in una splendida mattinata di sole, anche se in casa è una santa domenica, quindi insomma volevo augurarvi anche una buona Domenica delle Palme e basta, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, state in casa, state al sicuro, sono certa che questo momento passerà. Ciao ragazze! Fermo, fermo! Siamo molto numerosi e molto rumorosi. Cosa c'è? No, non puoi venire su adesso. Dai, su, dai, dopo. Coccole, dopo! E ciao, amore santo! Ciao! Passato anzianotti. Dai Giorgio, giù, giù. Erano in giardino. Ha! Codine? Ciao. Codine? Ciao. Fai ciao. Ciao. Say hi. Ciao. Say hi. 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 Ok. Ecco, la bambina con più capelli al mondo.